Poi naturalmente i calcoli li ho messi da qualche parte proprio accuratamente, non so dove. Ok, quindi adesso proviamo a fare il calcolo senza averlo preparato. Aspetta un attimo, cancellare quella parte lì. Allora, vabbè, se finisci dopo lo scrivo. Cioè io vorrei mettermi in una situazione, prendere un gruppo particolare e calcolare l'elemento di matrice per una rappresentazione, ok? Questa è la, per vedere un po' l'aspetto che ha. Ok, a posto. A posto. Allora faccio un esempio cretino. Allora vado a prendere SL2 e vado a considerare il scusate, mi vergogno di questo esempio. Va bene. Molto semplice. Adesso facciamo il quiz. Allora questo diciamo è lambda 1 perché diciamo così, no, però lambda 1 si confonde con vabbè, lambda primo che poi posso provare a considerare anche se non ho fatto i calcoli, ma sarà facile anche questo quadro. Quiz per la classe, che rappresentazione è questa? Che rappresentazione è questa? Fabrizio tu no, che non vale. Il quiz è andato male. Lo sapete che la. Sappiamo che è una rappresentazione di peso più alto, no? Però sull'SL2 c'è un controllo totale, cioè se io ti dico il peso, so già la rappresentazione, so la sua dimensione, so tutto, no? Ma non lo sappiamo questo. Francesca? Ma come? Seguito le mie lezioni sulla rappresentazione SL2, l'algebra, questo è uguale. Non ti ricordi? No. Allora, questa è la rappresentazione fondamentale, cioè questa sarà K2, questa qui è la rappresentazione aggiunta, che sarà K3, come spazio vettoriale, dico, eh. È giusto che uno sa già quello che si deve aspettare. Ok, dunque, voglio. Bene, l'elemento di matrice, aspetta, cos'è? No, che lo so qual è l'elemento di matrice per tutte e due, però avrei lasciato gli appunti. Per calcolare l'elemento di matrice ho due possibilità. No, vabbè, cioè, dal punto di vista didattico potrei far vedere che quella è proprio la rappresentazione fondamentale e poi andare a calcolare l'elemento di matrice. Oppure potrei dirvi subito qual è l'elemento di matrice e andare a vedere che quella lì è la rappresentazione giusta. Dunque, vedere. Devo scendere, no?
qui devo. No, sì. Deve essere l'identità questa, sì. No. No, perché con l'un più devo andare a prendere gli altri pesi. Ah no, deve essere, con l'un più deve essere l'identità. Deve essere l'identità. Con l'un meno, con questo U, V1, V più. A me mi viene che il vettore peso più alto. Questo non lo devi neanche verificare poi. Basta le prime due, diciamo. No, facciamo così che facciamo prima. Facciamo che io so già che la rappresentazione è fondamentale, no? Cioè quella che è generata da 1, 0, 0, 1. Poi vado a vedere che fa che è proprio la rappresentazione più su più ampia. Facciamo dal contrario, no? Che la cosa... Allora, se io prendo 1, 0, questo mi va a finire proprio in più volte 1, 0. Poi però se prendo il Borel, se prendo questo, ah no, va bene, questo qua mi viene mandato 1, 0. Se prendo l'AL, basta, questa mi dice già che la rappresentazione, e dopodiché se io faccio con l'altro unipotente, questo mi viene V, V più, no, aspetta, 1, scusate, 1 e V. Quindi questo mi dice che trovo tutto K2. Cioè l'abbiamo fatto al contrario, va bene. Non sto a costruirla direttamente, vi dico, questa è la rappresentazione fondamentale K2, andiamo a vedere se è vero. Risposta, è vero perché questo è il vettore peso più alto, infatti si trasforma con T in questo, e dopodiché con l'unipotente mi rimane fissato, basta questo per dire che è la rappresentazione peso più alto, in realtà vado a vedere che se faccio con l'altro unipotente trovo proprio tutto. Quindi a lei K2 rappresenta la lucidità di peso più alto T, lambda, ok? Ora andiamo a vedere l'elemento di matrice. Qual è l'elemento di matrice? No, cioè stiamo... Volevo fare questo esempio perché questo C lambda appare molto misterioso, no? Questo C lambda, dice, ma boh, dov'è? Cos'è? No, almeno di vederlo. Allora, che cosa devo fare? Devo andare a prendere un vettore generico A, B, C, D, farlo agire su 1, 0 e questo che cosa mi viene? Mi viene A, C e andare a vedere questo. Quindi il, se io chiamo A e J le coordinate di S, L, 2 soggetto ovviamente alla relazione del determinante, queste sono le coordinate dello, di, cioè K di SL2 uguale a K di IJ diviso A11, A22 meno A12, A21 meno 1, che è l'anello delle coordinate, allora trovo che l'elemento di matrice C per il mio lambda è uguale ad A11. Insomma, comunque non importa. No, niente? No, lascia stare, nel senso che ci pensi. No, questo è il panico, perché sto dicendo delle cose molto semplici. Sì, no, me lo devi chiedere. Lo so. No, me le devi chiedere, sto dicendo, cioè il fatto che questa è la rappresentazione K2 ti torna. Sì. Perché questo vuol dire essere peso più alto e dopodiché mi genera tutto. Poi l'elemento di matrice che cosa fa? Per definizione questo x per v più uguale a c lambda x v più più altre cose. E questo è il c lambda x v più. Cioè il c lambda x è a e v più è 1, 0. Poi le altre cose sono... non ce ne frega niente. Ok? Ora andiamo a vedere che cosa succede se... cioè andiamo a realizzare questa rappresentazione qui all'interno del KG. Allora, devo fare... cosa vorrei dire? Prima di... no, perché so che cosa viene, ma bisogna che lo dica bene.
faccio vedere che peso più alto, soprattutto però voglio vedere chi è l'amico, chi è l'altro, cioè questo sarebbe, cioè questo è E1 e E2, no? Io lì ho A11, il mio E1, voglio vedere chi è E2, cioè qual è l'altro. Non è detto, infatti, non è detto, certo, non è detto. Sì, sì, però... Ah boh, mi sembrava... No, no, mi sembrava nel mio calcolo, però sai, come faccio i calcoli io... No, no, ma guarda come faccio i calcoli io, non c'è problema, può essere un po' sbagliato. Allora, A, B, A meno 1. Facciamolo agire su questo. Gli devo dare degli altri nomi. Quindi faccio agire su A primo, B primo, C primo, B primo. Cioè questo per verificare che verifica il peso più alto. Allora questo fa A11 per A primo, B primo, C primo, B primo per A, B, A meno 1. E mi interessa solo vedere qual è il primo e mi viene proprio fuori A primo A, cioè che se lo riscriviamo questo qui è uguale a è uguale a lambda volte A B A meno 1 per A 1 1 A primo B primo C primo D primo. Questo fa vedere che è di peso più alto. L'altra cosa, voglio vedere cosa genera sotto, cosa c'è sotto, no? E per farlo faccio quella cosa che faccio qui, cioè è chiaro che per il Borel me lo fissa, dovrò far agire per l'onnipotente sotto per trovare. Cioè sappiamo che qui dobbiamo usare un po' della teoria che già sappiamo, cioè quando noi stiamo guardando una rappresentazione di peso più alto, lambda, tutta la rappresentazione viene generata se faccio agire un ipotente o meno. È una cosa del passato questa. Allora faccio agire un ipotente o meno. Quindi, no, scusate se perdo tempo a fare questo, però a me sembra utile vedere questo esempio, perché se no, vero? Cioè nel libro non c'è, lui va avanti, fa. Secondo me è anche in modo un po' oscuro, perché dopo spiego l'oscurità. Facciamo agire questo su A11, A', B', C', D'. Allora, questo che cosa viene? Viene A per definizione. Quindi qui viene A11, me ne frega di calcolare solo questo, A' più B' V. Non mi interessa niente di quello che c'è qua, quindi questo mi viene allora A11 di A' di primo C' di primo più, cioè giustamente mi viene il vettore A11 di prima più mi viene il vettore A12 più mi viene V volte A12 di A', B', C', D'. Allora vedete che questo qui è il ruolo di E1 e questo è il ruolo del vettore E2 che si giocava di lì. Io l'ho cancellato perché sono poco furba, però era scritto lì quel calcolo. Se andate a vedere è proprio il ruolo. E poi, giustamente, come diceva Fabrizio, bisognerebbe andare a vedere che come agisce su A12, no? Cioè, se voglio vedere che questo è proprio quello irriducibile, devo vedere se ne genera altri, ok? Potrebbe essere quello irriducibile, ma potrebbe non essere. Sì. Beh, si fa presto a vedere, no? Cioè, quello che stiamo cercando di vedere, vi ricordate che all'inizio non avevamo detto che c'erano due passi. Il primo passo era di trovare
G per V più, e poi si faceva G V più diviso R, no? Il modulo massimale, eccetera. Potrebbe anche essere che già GV più è quello irriducibile, non c'è bisogno di fare il quoziente. Dipende, andiamo a vedere se questo è il caso, se genero qualcosa di più. E per vederlo, io devo andare a prendere questo A1,2, farle agire l'unipotente e vedere se mi produce altre cose. Quindi devo fare 1V1 applicato a A1,2. Quindi questo mi viene a 1, 2 per... non lo sono andata a calcolare, non ci avevo pensato, meno male che c'è Fabrizio che mi controlla. Ero già tutta felice che ne avevo trovati due, ero contenta. Allora, qui ho... allora, il primo, vabbè, A primo più il primo V. E poi c'ho il primo, non c'è niente, non mi frega niente. Cioè in realtà mi frega solo, quindi trovo